Tutto questo si aggancia anche con la seconda opera scientifica che hai scritto, che è uscita in Germania, in tedesco. No. La casa editrice, la Springer, per cui è una casa tedesca, sì, che ovviamente poi ha delle derivazioni anche in Italia, è un libro tecnico proprio di psicopatologia, infatti si chiama Psicopatologia web mediata, dipendenza da internet e nuovi fenomeni dissociativi, dove si va ad analizzare proprio la struttura, i cambiamenti mentali e cerebrali della mente, quindi, e poi del cervello, positivi e negativi, per cui evolutivi e patologici, delle relazioni online dell'era digitale, dove c'è una distinzione molto netta tra immigrati, ovvero pazienti adulti, e nativi, ovvero adolescenti, rispetto ai quali non si parla di dipendenza da internet, ma al massimo di fasi di abuso che rappresentano uno spartiacque, come dicevo prima, fra l'evoluzione e la formazione di nuove patologie, che in questo caso sono nuovi fenomeni dissociativi. Il campione che hai utilizzato è un campione molto ampio, oppure statisticamente... In quasi 4 anni di lavoro, perché a novembre prossimo saranno 4 anni, abbiamo visto tutti 600 persone, di cui l'80% adolescenti dai 11, 12, 23, 24 anni e un 20% pazienti adulti, che sono molto diversi, perché mentre gli adolescenti frequentano contesti molto interattivi, appunto, come il gaming online e i social network, in maniera molto serrata, per cui parliamo di ragazzi che, appunto, come dicevo prima, hanno quasi interrotto la scuola, passano anche 16-18 ore tutto il tempo disponibile online, mentre i pazienti adulti frequentano contesti più autistici, meno interattivi, come il gioco d'azzardo online, o la frequentazione di siti per adulti o chat erotiche, dove non c'è un investimento affettivo massivo come nel caso degli adolescenti. Quindi è più utilitaristico, se vogliamo, il rapporto che hanno gli adulti con i mezzi interattivi. Più utilitaristico, più feticizzato, se vogliamo, e ha più i contorni della dipendenza patologica in senso stretto, laddove negli adolescenti bisogna, a livello clinico, si fa proprio un lavoro sull'adolescenza, prima che sulla dipendenza. Quindi sull'emozione. Sì, in questo caso sulle emozioni. I gruppi di riabilitazione, come anche i colloqui clinici, fanno emergere proprio dei livelli emotivi coartati, non espressi, che sono una caratteristica un pochino dei nativi digitali che sono venuti alla nostra osservazione, rispetto invece a quello che accade con i pazienti adulti, che non hanno un problema rispetto alle emozioni, ma hanno bisogno di dissociare la propria mente da contenuti più dolorosi attraverso una dipendenza patologica che è sempre pervasiva, perché il giocatore d'azzardo o il sexual addicted online sono persone che magari praticano il sintomo un tot di ore al giorno, ma ci pensano tutto il giorno, e questo viene lontano dalla loro mente dei contenuti insopportabili, perché è fondamentale che io vi dica che dietro, perlomeno quello che ho imparato in questi anni, che dietro ogni dipendenza patologica c'è sempre un'angoscia più profonda, e la dipendenza patologica dal punto di vista del dipendente, che va considerato, è sempre un tentativo di autocura, di soluzione di problemi che lui sente aperte come più gravi della dipendenza stessa. Proprio su questo mi viene da chiederti se nell'ultimo periodo, cioè questo che dell'angoscia sociale, della difficoltà nel contesto storico che stiamo vivendo, ti sta portando a considerare anche degli aspetti più forti di questa dipendenza, oppure invece comunque è normalizzato, nel senso che hai verificato statisticamente se i casi che ti sono arrivati negli ultimi mesi probabilmente sono differenti perché c'è anche un impatto di tipo di disagio sociale, di angoscia storica? Per quanto riguarda gli adulti, sì. I giovani sembrano più immuni, per fortuna, perché l'adolescente non può permettersi di deprimersi troppo, è più impegnato a ribellarsi. Io su questo sono molto fiducioso, perché penso, visto anche la situazione attuale, che non possono certo essere peggio di noi gli adolescenti, anzi, fido molto nella creatività
adolescenziale. Negli adulti questo è vero, il bisogno di dissociarsi tiene lontano un'angoscia di fondo che ci riguarda tutti, perché è inutile che ci giriamo intorno, anche per motivi di realtà, sia ben chiaro, però basta accendere la televisione e sentire un telegiornale che c'è da mettersi le mani nei capelli. Cioè, la parola speranza non è quasi mai veicolata, purtroppo, e veramente ci si avvilisce, perché vengono alla nostra osservazione quello che poi viviamo, ma la rappresentazione di problemi in maniera estremamente pesante, come purtroppo è anche nella realtà, per cui non è una fantasia, è una realtà, e il bisogno delle volte di pensarci, che è un diritto a sopravvivere, anche spesso purtroppo prende le forme della dipendenza patologica, e non è un caso che ci sia un'epidemia di giocatori d'azzardo. Secondo te in qualche modo possiamo pensare che queste piattaforme di utilizzo della nostra mente, che appunto chiamiamolo internet, web, il mobile, possano essere in qualche modo utilizzati come una sorta di droga sociale per soprattutto nei paesi occidentali, non sto parlando di quelli mediterranei, dove invece questo è stato usato esattamente al contrario, per in qualche modo controllare la nostra psiche, le nostre emozioni, più che essere controllati dal punto di vista più operativo. Speriamo di no, perché se no, insomma, questo mi fa sentire delle volte ancora più impotente di quanto le volte mi sento. Speriamo di no, non è da escludere. Però è anche vero una cosa, che per quanto il tentativo di controllare ci può anche essere, la difficoltà insomma sfuggono che ci sia una strumentalizzazione delle relazioni online per fini economici o di marketing o di controllo sociale, è anche vero, ma il controllo spesso si sovrappone al custodire. Sì. Che è un termine molto ambiguo, per cui, come abbiamo visto anche ultimamente, il controllo sociale può avere un fine protettivo. Certo, se ce lo chiedessero e ci sentissero anche il nostro parere su questo, sarebbe un po' più democratico, però è anche inevitabile che noi siamo pieni di telecamere. No, io non ho piacere di questo, sia chiaro, anzi a me mi crea anche fastidio, però è anche vero che sappiamo bene che qualsiasi reato o accaduto di diciamo giudiziario viene risolto o con i telefonini o col computer o con i satellitari, per cui su questo non ci piove, non c'è un'indagine che viene portata a termine che sorvola sul digitale, sulle applicazioni digitali, per cui anche questo fa parte dell'evoluzione. Internet ha permesso a popoli del Nord Africa di ribellarsi, a movimenti politici di sorgere, ora al di là poi dell'evoluzione di queste cose, travalicando i limiti concreti, spazio-temporali, le censure, eccetera, però non è un elemento libero. Assolutamente possono essere liberi i contenuti, ma non come noi lo usiamo. Molto spesso si parla di censura su internet, eccetera. Io penso che soprattutto per i bambini porre dei limiti ai contenuti facendo un pochino di pubblicità di più ai filtri, questo io magari lo dico alle case che gestiscono, ai gestori diciamo, un pochino di pubblicità di più ai filtri rispetto alla giusta, per carità, però massiva pubblicità su quanto si risparmia con un gestore piuttosto che su un altro, cioè su quanto si può navigare di più, un pochino di pubblicità su anche ai filtri, perché non è libertà fare poi alla fine fare in modo che un bambino accede in un sito pornografico e vede cose che non è in grado neanche di elaborare. Certo. Per cui la parola censura molto spesso è strumentalizzata, ma proporre dei livelli di contenuto per dei livelli di realtà è buonsenso, non è censura. Che poi vuol dire anche essere consapevoli di quello che i nostri figli fanno. Sì, anche essere più liberi insieme a loro di lasciare un figlio a incuriosirsi davanti al computer. Ma oggigiorno basta spingere, lo sapete tutti, io ho delle bimbe piccole, se posso dirlo, e in un caso, una delle prime volte che quella più grande ha navigato su internet, noi a casa amiamo i cani, abbiamo cani sempre avuti, per cui su YouTube ha spinto cani spiritosi, mi sono assentato un secondo per andare in cucina e bere, quando sono tornato nei link accanto al video che stava vedendo c'erano due pitbull che si branavano e poi solo immagini di sangue. Sono cose che danno fastidio a noi adulti, i bambini insomma ne farebbero volentieri a meno. Certo.
E questo significa anche che la famiglia comunque, e lo dici anche nella conclusione del tuo libro, è fondamentale essere non controllori, ma essere consapevoli e percorrere con i ragazzi, i bambini, una strada. Quando controlliamo un figlio, quello è il segno di un difetto, che si chiama presenza. Siamo stati più assenti che presenti prima, e c'è qualcosa nell'intimità con lui che non ha funzionato. E questo è un nostro diritto, anche di noi genitori, perché sbagliare è un diritto di tutti. Quello che invece io sottolineerei di più è anche il nostro dovere di provare a chiedere scusa ai figli quando ci rendiamo conto che non ci siamo stati, cosa che magari è stata fatta poco con noi per motivi culturali che appartenenti a un'altra generazione. Però quando riusciamo a chiedere scusa, quando questa è un'operazione autentica, quel senso di distanza che i sensi di colpa inconsci determinano nei confronti dei nostri figli, da parte nostra nei loro confronti, si azzera. I figli tornano a essere vicini. Chiedere scusa significa farlo solo in maniera autentica, vuol dire farlo quando abbiamo difficoltà a farlo. Quando accade questo, è un'operazione autentica, per cui non dobbiamo svendere le nostre scuse, ci deve costare. Allora però quella è un'occasione di crescita per noi genitori incredibile, molto di più che leggere libri, compreso il mio, mi ci metto anch'io, guardate. Chiedere scuse, questo lo dico chiaramente nelle conclusioni, proprio di fare questa cosa nuova che non ci fa perdere autorevolezza, ci fa essere meno autoritari, ci fa crescere, ci fa capire di più. Più riusciamo a fare questa cosa, meno controlleremo i nostri figli, anche perché controllare i nostri figli significa impazzire e scoprire che magari un papà può essere un pochino denigrato da un adolescente, cosa che avviene sistematicamente, ma quando lo andiamo a sentire perché abbiamo ascoltato un figlio o abbiamo visto i suoi amici nel social network, ci sono dei papà che ho conosciuto che hanno costruito dei profili immaginari di adolescenti, hanno chiesto amicizia ai figli per capire meglio i loro figli e sono quasi impazziti. Sì. Per cui insomma ecco, il controllo, come dicevo prima, fa molto più male a chi lo fa che a chi lo subisce inconsapevolmente. Sottolineerei anche che su internet, su Twitter, su Facebook, nessuno chiede scusa alla fine. Non lo chiedo, non cioè, questo andarci, è quello che sto verificando da un po' di tempo. Allora. E quindi chiedere scusa col proprio corpo, con la propria presenza offline, è un elemento di educazione all'autenticità e anche un'educazione sentimentale. Soprattutto di grande vicinanza. Certo. Perché quel gap generazionale non è una distanza fisica, è un senso di distanza. Per cui bisogna provare a prevenirlo quando quando i bambini sono piccoli e magari compiacersi un po' di meno di quanto è bravo un figlio al computer, ma interessarsi un pochino di più di quello che realmente fa. Quelle volte basta frapporsi anche per un attimo, sciogliendo questa sorta di dissociazione che ogni bimbo ha quando sta davanti a uno screen digitale interattivo, dicevo, frapponendosi tra i bimbi e lo screen, anche dicendo semplicemente che cosa stai facendo, anche se lui non ce lo viene a chiedere. Dovrebbe, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe mancarci a noi genitori questo tipo di esperienza. Quando diciamo che un figlio al computer non si vede, non si sente, di fatto non si pensa anche. Sì. Manca dalla nostra mente, e questo non fa mai bene, perché sta soprattutto al posto di quei momenti di rispecchiamento emotivo che oggigiorno si fanno più facilmente da piccolini con gli screen interattivi, e che invece avveniva o avviene delle volte, anzi deve avvenire naturalmente, fisiologicamente, in maniera sana, con gli occhi di un papà e una mamma, e che sostanzialmente accade quando ci si guarda negli occhi e si pensa la stessa cosa. Se si ha uno screen davanti è ovvio che questo non accade. Certo. Allora non compiaciamoci del fatto che i figli ci insegnano delle cose sul computer, perché questa è la prima volta, secondo me, perlomeno per quello che io so, nella storia dell'umanità, dove gli adolescenti sono veramente più competenti degli adulti in una cosa, concretamente, cioè nel mondo online, e compiaciamoci di questo,
però interessiamoci anche a loro. Non il fatto che siamo, ecco, voglio dire, siamo meno competenti non significa che non abbiamo l'autorevolezza e che loro non hanno bisogno della nostra presenza, dei nostri pazienti, scusate, questa non ci vuole, della nostra presenza, perché la nostra presenza è prima di tutto un limite che noi poniamo a quello che fanno il computer. E bisogna sottolineare una cosa, che la parola limite, che molto spesso oggigiorno è demonizzata, non è assolutamente sinonimo di deficit, ma è sinonimo di confine. Sì. Io sono molto più me stesso se vi dico le cose che non riesco a fare, che se invece vi dico quello che potenzialmente potrei fare. I limiti sono sinonimo di confini, non di deficit. Sì, certo. Io concluderei spiegando come fare per venire qui in questa struttura, in che modo, perché e chi si deve interfacciare con questa struttura. Qui vengono genitori ansiosi, delle volte che portano i figli e delle volte noi ci occupiamo dei genitori, molte volte ci occupiamo dei figli. I figli vengono sempre malvolentieri. Sì. Noi ci prendiamo cura di loro prima che curare. Solo se tornano spontaneamente quei ragazzi che soffrono, per cui dove si vede il dolore mentale connesso al ritiro sociale, senza dubbio. E con gli adolescenti si possono fare anche piccoli miracoli, perché quando si lavora con gli adolescenti è come mettere le mani nella creta fusa. Spesso un adolescente non ha bisogno di fare un percorso chissà quanto lungo, ma semplicemente di essere riindirizzato su un binario più naturale, più fisiologico, che percorrerà lui da solo poi. Per cui è un lavoro diverso anche a livello temporale, per accedere a questo ambulatorio, un ambulatorio pubblico, si paga solo il ticket, basta prenotarsi, ci sono dei telefoni, se posso vi dico, 06 30 15 4122 o 06 30 15 4332, telefonando la mattina. E per cui si paga solo il ticket, anche solo per avere, come dire, una visita che inquadra il problema, perché poi qui vengono pazienti da tutta Italia, poi è nostro compito, quando ci riusciamo, inviare questi pazienti in strutture vicino ai posti dove abitano, sottolineando, e questo ci tengo a dirlo, che i pazienti che abusano di internet o abusano anche di sostanze o di comportamenti patologici dovrebbero essere seguiti più da centri per l'adolescenza che da situazioni come anche i CERT, che si occupano meravigliosamente dei problemi di dipendenza, però dei pazienti più adulti, perché strutturalmente il lavoro da fare con gli adolescenti è diverso da quello che poi si fa con gli adulti. Bene, Federico Tognoni, io ti ringrazio moltissimo, spero che per la prossima uscita del tuo prossimo libro ci puoi raccontare anche qualche cosa di più. Grazie mille. Grazie a voi e arrivederci.